Egypt 2017, altro player con un volto nuovo per VenninTV.it è Elio Barbera. Arrivata la sesta generazione, la Caffè Barbera, nata nel 1879, è, pensate, la torrefazione italiana più antica ed è certificata, è vero Elio? Buongiorno. Sì, buongiorno, assolutamente Fabio. La Caffè Barbera è un'azienda che nasce nel 1870 in Sicilia da Domenico Barbera, che incominciò a tostare in questa piccola tostatrice da 3 kg alla volta chiamata Tornado. Caffè Barbera era stato nominato dai suoi clienti il mago del caffè. Perché il mago del caffè? Perché diciamo faceva un caffè così magico apparentemente che la gente lo chiama il mago del caffè. La cosa interessante è che il logo, diciamo, familiare è questo piccolo folletto, che è il logo più antico della storia del caffè italiano. È un logo che ha quasi 140 anni, un logo storico che ancora lasciamo intatto con questo, diciamo, folletto vintage che ancora rappresenta, diciamo, il logo e la storia aziendale. Storia che poi si è evoluta generazione dopo generazione. In che modo? Allora sì, la seconda generazione, che è stato Antonio Barbera, è stato quello che ha portato l'azienda da una piccola bottega chiaramente di prodotti caffè e altri prodotti coloniali e così via, diciamo, l'ha portato una piccola industria, si consegnava il caffè con i cavalli inizialmente nella zona siciliana e nella zona, diciamo, calabrese. Successivamente nel 47 l'azienda la famiglia decise di allargare i suoi orizzonti e trasferirsi a Napoli. Perché Napoli? Perché chiaramente Napoli aveva raggiunto la nomea, diciamo, della terra del caffè, della terra dell'espresso, e per questa ragione nel 47 la terza generazione, l'ingegnere Lettrio Barbera, aprì una torrefazione a Napoli. Da quel momento in poi l'azienda si è espansa in tutta Italia, si è aperto un centro di distribuzione a Milano per coprire la parte milanese, addirittura all'epoca avevamo una torrefazione anche a Milano per gestire la realtà settentrionale. La quarta generazione invece è stato Carmelo Barbera, ha studiato in America, era uno scienziato, un food technology, che ha passato, ha speso tutta la sua vita a dedicarsi sul caffè. È stato il primo a creare un laboratorio di caffè, ha scritto svariati libri proprio sul caffè a livello molecolare. In azienda abbiamo veramente un patrimonio, diciamo, scientifico sul caffè molto molto importante. È stato quello che ha veramente, diciamo, ci ha dato la chiamiamo noi la Bibbia Barbera, che veramente, diciamo, descrive tutti i processi produttivi dall'origine, dalla selezione dei chicchi alle miscele, che ancora oggi sono miscele intatte a livello di tipologie di caffè. E poi la quinta generazione, Enrico Barbera, è stato invece quello che ha visto le potenzialità del brand e del marchio storico di famiglia per chiaramente un'espansione estera. Poi sono arrivato io, però diciamo la quinta generazione è quello che ha portato il caffè in giro per il mondo, e oggi Caffè Barbera si trova in 55 paesi in giro per il mondo. Abbiamo una catena di caffetterie a brand Barbera chiamata Caffè Barbera, presente ormai in 18 paesi con 60 caffetterie a marchio nostro. Caffetteria che voi proponete a investitori con il sistema del franchising? Sì, diciamo che in alcuni mercati molto importanti per noi apriamo noi personalmente per costruire il business model, che chiaramente va adattato in paese in paese, perché fare caffè, ma soprattutto creare un concept, un menu di cibo, di food che si deve anche creare in Messico, è diverso di crearlo per esempio a Dubai. E per questa ragione, diciamo, in alcuni paesi fondamentali per noi come l'Inghilterra, come Dubai, come il Brasile, abbiamo deciso di aprire noi personalmente il primo store. Una volta portato al successo si incomincia a fare franchising e sta andando molto bene. C'è, cioè, un momento magico per tutte le torrefazioni, perciò il caffè sta vivendo una, come ha sempre vissuto, ma ora all'estero sta avendo veramente uno slancio impressionante, e la caffetteria è un veicolo, un canale importante in maniera anche di brand molto forte per portare il tuo brand ed entrare in maniera, diciamo, decisiva in un mercato. Ma voi non siete solo sul mercato estero, siete anche e soprattutto sul mercato italiano. Qui a Sigep occupate quest'area della hall molto importante, di grandissima visibilità. Poc'anzi mi dicevi che solo nella giornata di ieri avete offerto più di 2500 caffè. Quanto è importante Sigep per voi in termini di contatto con i vecchi clienti, cioè quelli acquisiti, ma soprattutto con i nuovi contatti, coloro che desidererebbero aprire un punto di distribuzione a marchio Caffè Barbera?
Allora, è una fiera che sta avendo sempre un'importanza maggiore e diciamo la Caffè Barbera produce il 50% del suo caffè per l'Italia, perciò ancora l'Italia rappresenta il mercato principale per Caffè Barbera. Abbiamo 12 aziende monotantatari per tutta l'Italia, vendiamo caffè da Bologna a Milano al sud Italia, perciò è una fiera fondamentale sia per la visita di clienti chiaramente esistenti, ma soprattutto per sviluppo di aree nuove, di clienti nuovi. Abbiamo i nostri venditori dell'Emilia Romagna, di Bergamo, di Milano, di giù del Lazio, di Napoli e così via, perciò è veramente una fiera che sta acquisendo un'importanza fondamentale per conoscere chiaramente nuovi anche leads, nuovi possibili clienti, ma soprattutto, questo è un aspetto molto importante, per avere un feedback sul lancio per esempio di nuovi prodotti, di nuove miscele che stiamo lanciando. È sicuramente un trampolino importante, assolutamente. Elio, passiamo al monoproduzionato. Voi avete identificato questo canale che è in ascesa fortissima, parliamo di doppia cifra, nel vostro caso addirittura il più 46% del 2016 rispetto all'anno precedente. Che tipo di progetto avete in mente? Allora, diciamo che l'azienda Barbera è stata sempre un'azienda focalizzata nei grani, siamo stati sempre un'azienda focalizzata sull'origa, che è il nostro core business aziendale, però negli ultimi, come noi sappiamo, negli ultimi 10 anni e soprattutto negli ultimi anni, il monoproporzionato e tutto quello diciamo che include il mondo delle capsule e delle cialde sta avendo uno sviluppo pazzesco, perciò diciamo abbiamo deciso di investire in maniera importante con una categoria di prodotti, un portafoglio prodotti che varia dalle cialde alle capsule Nespresso, alle capsule FAP diciamo di sistema Lavazza, e sta avendo diciamo una crescita importante. Quest'anno abbiamo in progetto una estensione ulteriore del portafoglio prodotti con packaging diversi, con qualità diversi, dove diciamo ci aspettiamo chiaramente una crescita importante sia in Italia ma anche soprattutto all'estero. E tra l'altro la cosa interessante, noi abbiamo appena lanciato un e-commerce online, stiamo vedendo un ritorno delle cialde, che qualche anno fa diciamo le capsule Nespresso stavano prendendo piede e continuano a prendere piede, ma le cialde stanno avendo un ritorno. Siamo anche molto contenti perché riteniamo che la cialda è sia più ecologica, ma anche a livello qualitativo riteniamo che sia diciamo superiore rispetto alla capsula. Sì, sia per estrazione che per sostenibilità, argomento che ormai è sempre più sentito dal consumatore. Non dimentichiamo che peraltro utilizzare un prodotto monoporzionato mette l'imprenditore di turno nelle condizioni di non avere il costo necessario per un professionista del caffè, cioè diciamo proprio il barman con tutto il know-how che si porta indietro. Sappiamo bene che di barman bravi non ce ne sono tantissimi e sappiamo bene anche che un prodotto molto ricercato, molto delicato come anche il vostro ha bisogno di una gran professionalità per l'estrazione. Assolutamente sì. Riteniamo, ripeto, che il prodotto diciamo cialde e capsule stia crescendo, anche se nella nostra zona noi diciamo sempre che i barman sono molto bravi, e devo dire la verità che nella zona diciamo del napoletano i barman sanno fare il loro lavoro. Abbiamo qua un ragazzo che ieri ha fatto più di 2600 caffè lavorando con una velocità impressionante. Io mi sono permesso di dire anche lui è un mago, perché era rapidissimo, professionalissimo, velocissimo, cioè riusciva a togliere, mettere tazzine, sganciare immediatamente il caffè, ne prendeva due, ne portava altri due tazzine vuote eccetera, e dunque è stato veramente molto molto bravo. Elio, ti ringrazio, saluta gli amici di vendingtv.it che hanno visto il tuo esordio televisivo qui a SIGEP 2017. Noi avremo modo di parlare ancora del marchio Caffè Barbera 1870, avremo modo di incontrare sia Elio che il papà Enrico nell'azienda di famiglia, che dove ci sarà una sorpresa, perché loro sono riusciti a conservare per 140 anni tutti i cimeli di famiglia, dalla piccola torrefattrice con cui è iniziata alle tazzine degli anni 30, 40, 50 a marchio Barbera. E posso garantirvi che guardarle qui esposte, seppur in piccolissima parte, sono veramente dei campioncini, è una delizia per gli occhi. Saluto gli amici di VendingTV.it. È stato un caro piacere, spero di vedervi presto e farvi assaggiare un fantastico caffè Barbera. Bene, allora grazie Elio, amici non andate via perché tra poco torniamo con altre novità qui al SIGEP 2017.